Le posso garantire che il Ministero non, su questa partita dei cibi sintetici chiude completamente le porte, non c'è possibilità da parte nostra neanche di approfondirlo il tema, perché i cibi sintetici vanno proprio contro quello che noi abbiamo dato subito appena ci siamo insediati del segnale della sovranità alimentare, cioè noi vogliamo tutelare i nostri prodotti, i nostri agricoltori, i nostri allevatori e soprattutto vogliamo tutelare i consumatori con cibo sano, con cibo che sia sostenibile, ma non sicuramente fatto con i reattori nucleari.